E siamo già alla finale della Super, della Formula Super A. Prima di andare ai risultati abbiamo qualche attimo, vorrei, come dire, proseguire il lancio, lo station break, il lancio appunto del prossimo Gran Premio di Formula 1 dell'Estoril. Dopo i fasti di Monza abbiamo visto Schumacher, si è parlato di Damon Hill, naturalmente è colui che è il maggior candidato tutt'oggi a vincere il titolo mondiale. Noi vorremmo ricordare e dire a coloro che non lo sapessero che è proprio di ieri la notizia, conferenza stampa a Londra, che il mitico Jackie Stewart, tre volte campione del mondo degli anni fine 60 inizio 70, torna a correre, attenzione, non come pilota bensì ma come team manager e naturalmente team a suo nome, sponsorizzato da una holding bancaria di Hong Kong e Shanghai che gli garantirà qualcosa come 25 milioni di sterline da qui al 2001, un contratto che ne prevede poi altri 4-5 a seguire se la situazione dovesse, come dire, incanalarsi per il verso giusto. È chiaro che coloro che effettueranno questo investimento, la HSBC, che è questa holding bancaria oriental britannica, spera in un ritorno d'immagine e chissà mai se anche diretto economico superiore all'investimento fatto. Torna dunque Jackie Stewart nel grande automobilismo e ha già dato uno scossone al mercato piloti dicendo: signori, noi ancora non abbiamo la credibilità, come dire, di fatto su pista, intanto parte la finale col semaforo verde, poi vi dirò perché rientriamo nelle gare ora, è tutto fatto sulla credibilità del mio nome, sulla credibilità dello sponsor e sulla credibilità del motore Ford che adopereremo, però noi potremmo tentare di avere come team britannico un Damon Hill alla guida delle nostre auto. Ora, visto che è un momento di passaggio, Damon Hill è già via dalla Williams, chissà mai che non si faccia convincere ad andare a correre col mitico Jackie Stewart, col team di Jackie Stewart, insomma corsi e ricorsi storici anche nel romantico automobilismo, perché di romantico sport si tratta, anche se apparentemente uno potrebbe dire tecniche e basta, non c'è molto romanticismo in questi atleti, perché visto poc'anzi il numero 17 Davide Fore uscire e rientrare in gara e siamo nella finale. Velocemente volevo ricordarvi la classifica della prefinale che è stata vinta poi dalla bestia nera del kartismo internazionale in questa formula, Johnny Mislijevic, che è uno svedese molto potente, con un Tony Kart Vortex Bridgestone della sua casa omonima, Tony Kart. Dietro di lui Alessandro Manetti con un CRG Bridgestone e poi Yuri Picchianti, altro italiano, con Gold Kart Parrilla Bridgestone della Gold Kart, sua omonima, mini ma ben funzionante casa produttrice di kart. Poi abbiamo avuto Kim Ridmanen, Takao Bitusha e Roberto Cardelli, nonché Massimiliano Orsini, che era partito molto bene, anche un altro italiano, anzi altri due di seguito, Davide Fore e Daniele Parrilla, il cui nome torna spesso nella realizzazione di alcuni kart, poiché è anche costruttore. Ciò detto, veniamo alla gara di finale, siamo un po' alla resa dei conti di questa Super A, una griglia molto importante. In questo momento notiamo un passaggio di un gruppetto che comprende anche alcuni dei migliori, comunque partiti di prima fila Ennio Gandolfi con il numero 33, poi abbiamo avuto Eren Neguis, sempre in prima fila, quindi a seguire Nicole Stellandri insieme a Jani Peter Fokin. Per trovare altri italiani dobbiamo scendere in terza con Stefano Parrilla insieme al portoghese, al brasiliano, pardon, il nome lo stesso, Gustavo Fraugas. Mi fermo qui per non andare oltre con tanti dettagli tecnici, mentre vedete che la gara si sta svolgendo in maniera corretta e precisa con un Andrea Belicchi lanciatissimo, con un rosso quasi Ferrari che dice tutto. Andrea Belicchi sta correndo molto bene e ce la sta mettendo davvero tutta. È un atleta che può molto, non vuole certamente limitarsi in questa competizione. Vedremo se al termine di questa finale di Super A avrà fortuna o meno. Zlievic resta l'atleta da battere.
stiamo intanto facendo, scusate, dei nostri conteggi per darvi poi una verifica sulla finale definitiva. Ma i punteggi dovrebbero corrispondere, non dovremmo avere discrepanze rispetto a quanto comunicatoci dagli organizzatori. Alessandro Manetti col 21, lo state seguendo in questo momento, sta conducendo una gara egregia. E il suo diretto inseguitore è Andrea Belicchi. Gara molto corretta fino adesso, diremmo tanto corretta quanto combattuta. Avete visto Roberto Cardelli girarsi poc'anzi per 45 per vedere cosa gli accadeva dietro. È un po' come in certe gare quasi ciclistiche, i piloti stanno dicendo: ma insomma, chi tira, come vanno le cose? A volte esistono anche dei patti tra coloro che conducono le gare per portare in porto un risultato, per portare a termine una gara che, come dire, vantaggia naturalmente se stessi e anche il proprio team. Guardate quante sollecitazioni hanno questi mezzi, sono molto robusti e devono far fronte, in assenza di vere e proprie sospensioni, a dei contraccolpi enormi, ma l'assetto basso, bassissimo, il baricentro basso, permette a queste macchine di avere una tenuta di strada davvero invidiabile, di toccare, ecco qua, a proposito, toccare il carburatore, toccare delle velocità certamente interessanti. Vedremo chi la spunterà in questa gara. Non voglio anticiparvi l'arrivo, anche se credo che le posizioni parlino chiaro, con Mislevic uomo da battere, lo abbiamo più volte ricordato e sottolineato, e comunque i nostri atleti lo stesso in buona e bella evidenza. Vedete un pilota che è andato fuori, i circuiti sono impostati in maniera tale che ci sia dello spazio come corsia di definizione senza ostacoli per i kart che dovessero appunto finire fuori, uscire, andare lunghi, come si suol dire in gergo. Per ricordarvi che in generale le classi del kart sono comunque due, qui ci riferiamo sempre alla 100, l'abbiamo ben spiegato, però esiste anche la 125 che ha cambio di velocità, a differenza delle 100 che hanno soltanto presa diretta. Il diverso modo di guida l'abbiamo sottolineato più volte nel corso della nostra telecronaca, e un domani potremmo anche, guardate qui, una atleta, una pilota, che è aperto naturalmente anche al campo femminile del karting. Dicevamo che nel corso dei nostri spazi dedicati al karting abbiamo spesso messo il dito su questa fondamentale differenza, e sarebbe bene un domani effettuare un reportage che magari possiamo, come dire, organizzare proprio per vedere da vicino quali sono le concrete piccole grandi differenze nel modo di guida di questi due diversi mezzi. Nella 125, ad esempio, a differenza dei mezzi che state vedendo, abbiamo anche i freni anteriori. Ecco, non credo che molti di voi lo sapessero, perlomeno quelli che non seguono il kart quotidianamente, nella 100 non ci sono freni anteriori, ci sono solo quelli posteriori. Quindi, quando abbiamo anche
e una differenza, differente capacità di frenata, dobbiamo ripartire in modo diverso questa frenata. Nella 125 non si mette quindi di fatto la mano sul carburatore per via del cambio, diventerebbe proibitivo e farebbe perdere tempo al pilota proprio nell'effettuare la fondamentale operazione del cambio. Vi dicevo anche che in caso di formule con cambio, non solo la 125 Formula C, che è quella internazionale, che è la massima categoria, in un circuito medio che si percorre in circa 40-45 secondi si cambia almeno 30 volte. Dicendo questo, vi abbiamo già detto tutto. È un grosso apprendistato il fatto di diventare pilota di kart, quanto vediamo che è praticamente una palestra, un po' come una scuola d'arte drammatica per chi vuol diventare attore vero, e perché poi vediamo che i risultati ci danno grandissimi piloti di Formula 1, spesso e volentieri provenienti proprio dal karting. E ci avviamo così alla fase finale, mentre avete visto un tentativo di sorpasso di un atleta, di un pilota che voleva recuperare delle posizioni. Aspettiamo ora che sgrani tutto il gruppo, ma fra poco avremo la bandiera a scacchi, quindi non mi resta già che anticiparvi il risultato di questa finale, che ripeto ha avuto griglia di partenza come da regolamento a seconda del risultato già detto della prefinale, e poi vedere la classifica finale di questo campionato del mondo di karting. Allora, per quanto riguarda la classifica finale di questa gara, di quella che stiamo testando, vedendo, abbiamo avuto l'affermazione di Johnny Mislevic, controllavo appunto le mie classifiche, lo svedese Johnny Mislevic della Tony Kart, con un Tony Kart Vortex Bridgestone. Dietro di lui Takao Mitsuya, e scusate la pronuncia, è giapponese, della Haas Racing Team, molto nota, una casa danese, con un Haas Titan Bridgestone. Dopodiché il nostro Alessandro Manetti al terzo posto su CRG doppio, e Bridgestone della CRG, casa omonima produttrice di kart. Quarto posto per Roberto Cardelli, con l'omonimo kart Cardelli, scuderia Cardelli, che monta pezzi della Hall Kart, Ital System e Bridgestone, nonché Natale Maggio, Tony Kart, sempre pezzi Tony Kart Vortex e Bridgestone. Quindi il grande Parrilla, Daniele Parrilla, della Swiss Atel International, con pezzi della Swiss Tel, Ital System e Bridgestone. Vorremmo nominare anche Davide Fiori e poi tanti altri, Massimiliano Orsini, due posizioni più indietro, e via via, ma non potendo andare oltre ci fermiamo qui. Alla luce di questi risultati abbiamo poi la classifica del campionato mondiale, della classifica finale di detto campionato, che vi daremo fra poco. Intanto facciamo scorrere le immagini. Dicevamo appunto, detto campionato, appannaggio sempre di Johnny Mislevic, quindi Massimiliano Orsini e poi Charlotte Elberg, la neozelandese signorina Charlotte Elberg. Vedete una spettacolare immagine di un sorpasso che ha costretto fuori pista un pilota. Per fortuna il baricentro basso aiuta a non ribaltarsi, e quindi spesso quando ci sono questi contatti, dopo magari aver avuto il sollevamento di un paio, ed ecco il vincitore Mislevic, dopo aver avuto il sollevamento di un paio di ruote di qualche decina di centimetri da terra, poi il karting torna su se stesso con scarse conseguenze per mezzo e pilota. Ed ecco qui la vittoria del celebrato Johnny Mislevic. Abbiamo detto che a lui va il merito di aver condotto praticamente dall'inizio alla fine, va a toccare le mani dei sostenitori e a godersi il meritato premio.